L'alpinista Salvo Giani ha scalato le più impegnative vie delle Alpi del Nord America con una puntata nell'Himalaya. Nel 1998 è entrato a far parte dello staff e del team della Sector No Limits. Ha fatto parte dello staff organizzativo di Casa Olimpia Sestrer dal 2007 al 2010. Ha anche collaborato con la sua esperienza alpinistica ad allestire alcuni parchi avventura. In campo culturale alpino è entrato a far parte della Fondazione Cassin nel 2008. Nel nostro territorio fa parte anche dell'Associazione Naturalistica e Culturale Diomedea di Pinasca, come organizzatore di eventi e incontri culturali sul territorio regionale. Io mi occupo di eventi, incontri culturali legati alla montagna e sport estremi. Poi, non a scopo di lucro, ho un'associazione, faccio parte di un'associazione che si chiama l'Associazione Naturalistica Diomedea, dove ci occupiamo di incontri ed eventi culturali. Salvo, non possiamo iniziare questa chiacchierata senza ricordare Walter Bonatti, scomparso lunedì scorso, 13 settembre. Che memoria conservi di questo grande alpinista? È difficile ricordare Walter in poche parole, devo dire. Specialmente io non parlo solo come alpinista, perché conosco un po' la storia dell'alpinismo, ma anche perché lo conoscevo personalmente. E ci sono tante parole da dire. Io ieri leggevo sui vari siti un po', le opinioni di molte persone. E Walter è ricordato soprattutto un po' per le polemiche legate al 54, la spedizione italiana al K2. Io lo ricordo perché Walter è stato forse il primo alpinista, adesso non voglio parlarne bene, solo perché non c'è più, ma è sempre quello che ho pensato. Al di là delle polemiche, quello che ha ideato forse l'alpinismo estremo e solitario in inverno. E lo ha dimostrato con la sua ultima salita, che è stata appunto il Cervino in solitaria, e dopo si è dedicato all'esplorazione, lavorando con Panorama, mi sembra. E lo voglio ricordare così: è stato l'alpinista delle salite estreme. Tu hai conosciuto e conosci altri grandi nomi dell'alpinismo internazionale. Chi oggi può raccogliere l'eredità umana e sportiva di Walter? Ma è difficile forse, ci sono molti alpinisti bravi attualmente. L'alpinismo è cambiato, l'alpinismo come è cambiato il mondo. L'alpinismo è diventato forse più sportivo, anche se secondo me erano più atleti 50-60 anni fa, l'era di Gervasutti, di Cassin, subito dopo Bonatti, subito dopo ancora Messner. E oggi si è unita la medicina sportiva con l'alpinismo. E se una volta non si considerava uno sport oppure era un hobby, oggi forse possiamo considerarlo uno sport, perché c'è una corsa quasi contro il tempo, ma non una sfida con la montagna, sono due cose diverse, una corsa, ed è molto difficile dire chi può prendere un'eredità. La mia forse è un'opinione un po' personale sul pensiero di Simone Moro, che conosco molto bene e abbiamo anche lavorato assieme, tra l'altro, che forse può prendere l'eredità di Walter, non solo in bravura a livello tecnico, ma anche di quello che sta facendo e quello che appunto appena fatto in Himalaya. È l'unico alpinista non polacco, se noi andiamo a vedere la lista dei salitori, dei primi salitori delle salite in invernale, sono tutti polacchi e uno straniero non polacco, che è un italiano, che è Simone Moro, con due salite invernali in Himalaya. Forse, però non voglio fare del torto ad altri, ma credo che ce ne sono diversi che possono prendere, se così possiamo chiamarla, eredità di Walter Bonatti. Ma non è facile fare un nome solo. Io adesso è venuto in mente Simone, ma credo che ce ne siano anche altri. Quale tra le tue imprese alpinistiche ricordi più volentieri? Nel 1980 per me è stato un anno straordinario, per quanto riguarda l'alpinismo sul Monte Bianco, soprattutto perché
In 3 mesi ero riuscito a fare 44 vie sul Monte Bianco. Se devo ricordarne una in modo particolare, è proprio quell'anno, ma la ricordo in modo drammatico perché sulla Mayor ho perso il compagno, perché è caduto proprio alla fine su delle roccette e l'ho visto precipitare davanti ai miei occhi. Chiaro che è difficile per me dimenticarlo, però ho avuto la forza di continuare perché ho detto, io, secondo me Marco, che era il mio compagno, avrebbe continuato al mio posto, ma no, un po' per onorarlo, ma soprattutto per me è stato un aiuto psicologico. Poi invece come salita in sé, forse il 2001 con la salita, ho provato a fare la Walker in invernale, a febbraio senza riuscirci, però sono arrivato talmente alto e forse non erano le condizioni giuste, è stato un inverno straordinario perché c'era molta neve e sono stati 7 giorni di inferno senza arrivare in vetta. Però secondo me la vetta più importante è riuscire a tornare a casa e sono tornato a casa, è andata bene, però a livello psicologico è stato forse una mazzata da una parte e un aiuto a crescere come persona, come carattere straordinario. Allora, credo la Walker. Nel 1991 hai curato la fornitura di materiali e parte della logistica nella zona del Lampezzano e Marmolada per il film Cliffhanger, interpretato da Sylvester Stallone. Ci racconti il dietro le quinte di quell'esperienza? Beh, diciamo che mi sono trovato per caso a far parte, a curare la parte logistica, perché io in quel periodo ero un consulente per un'azienda italiana che produce materiale d'alpinismo e allora doveva fargli diciamo un po' la fornitura. Allora mi hanno detto, visto che conosci molto bene la zona, puoi seguire la parte logistica in modo che la troupe si possa muovere bene assieme naturalmente agli scoiattoli di Cortina che conoscono ancora meglio il territorio. E devo dire che per me è stata una sorpresa trovarmi dietro un set cinematografico, specialmente una troupe con Sylvester Stallone che allora era, devo dire, l'attore di Hollywood più pagato, e anche perché conosciamo tutta la serie dei suoi film che sono Rambo e Rocky. E credevo di trovarmi di fronte a un personaggio che, sai, un po' sulle sue, un po', sai, che ti schiva. Invece no, eravamo una troupe di 60 persone, compreso lui, e lui voleva. Si è adattato più lui a noi che noi a lui. E devo dire che mi sono trovato bene. Sono stati 4 mesi fantastici e che mi hanno aiutato a livello di esperienza forse più culturale e lavorativa che alpinistica ed è andata bene. Sì, una sorpresa, ecco. Montagna e cultura, è un binomio che funziona? La montagna è cultura, perché la montagna è storia. La storia è cultura e la cultura è storia. Perché la montagna non è solamente alpinismo, la montagna è anche territorio, la montagna è anche ambiente, la montagna è anche meteorologia. E tutto questo fa parte della cultura, delle popolazioni. Ricordiamoci che l'alpinismo è nato con il pionierismo, chiamiamolo così. Ci sono dei giornalisti esperti, molto più esperti di me, come Roberto Mantovani o come Enrico Camanni, che sicuramente sulla storia delle Alpi ne sanno molto più di me. Però è cultura, purtroppo è una cultura che al posto, io almeno il mio modo di vedere, al posto di vedere andare avanti, mi sembra di tornare indietro. Non si capisce molto bene. Ci siamo impossessati della montagna per fare una cultura sul turismo. Da una parte potrebbe essere un bene e da un'altra è un male perché stiamo vedendo le conseguenze. Comunque la montagna è cultura, certamente.
Qual è il futuro della montagna e in particolare delle nostre montagne? Sono destinate allo spopolamento, a diventare un parco giochi o intravedi la possibilità che possano tornare ad essere un luogo per l'uomo? Qui c'è molto da meditare e la montagna credo che sia da un bel po' di tempo che è un parco giochi, ma perché è un parco giochi? Andare a sciare è un divertimento, è un gioco, e fare camminare è un divertimento. La montagna è un territorio dove possiamo fare veramente tante cose, che sono legate appunto alla montagna e alla storia delle Alpi. Noi abbiamo la fortuna, almeno noi italiani, dove è il territorio dove ci sono più montagne. Se partiamo dalla Carnia e arriviamo fino alla Valle d'Aosta, abbiamo tutte le Alpi, le abbiamo noi, tutte le montagne. E devo dire che è più facile andare avanti che tornare indietro. Sta nella mentalità delle persone, ma io credo che oramai il progresso, e questo è chiaro che non è un bene, ne stiamo vedendo le conseguenze, il progresso è oramai il turismo. Ogni anno noi vediamo e preghiamo perché nevichi ogni inverno. Però, giustamente, come dice Mercalli, ci sono delle annate dove ti fa, come il 2009, ti fa delle nevicate incredibili e sembra che stia per tornare un'era glaciale, così non è, oppure degli anni di siccità. Intanto la temperatura della Terra negli ultimi 50 anni è aumentata di quasi 2 gradi. E io ho 51 anni e devo dire che 50 anni sono veramente pochi per il cambio ambientale che ha avuto le montagne, perché se noi andiamo a vedere dove arrivava 25 o 30 anni fa il ghiacciaio della Tribolazione o dove arriva oggi, 30 anni sono veramente pochi. Io in 30 anni l'ho vista cambiare le montagne. Ci sono delle persone magari che in 150 anni, beh, non hanno vissuto 150 anni, ma in 150 anni sono cambiate di poco. E credo che non sia facile tornare indietro, è più facile andare ancora oltre. Faccio un esempio, con l'era del computer tutto si è velocizzato. Una volta quando noi dovevamo fare, un architetto doveva fare una casa, lavorava ore e ore, giorni e giorni su un tennigrafo. Tutto quello che facevi in 3 mesi in un tennigrafo, oggi lo fai in 3 minuti in un computer, per cui tutto molto più veloce. E viviamo in un mondo, e lo vediamo anche con i turisti, tutto più veloce, frenetico. Abbiamo fretta anche quando non abbiamo fretta. Non siamo abituati a rilassarci, non siamo abituati a meditare. Infatti i turisti, quando vengono in montagna, adesso in questo caso stiamo parlando della montagna, tornano a casa e sono più frenetici, più stanchi di prima. Allora a questo punto è proprio per questo, ci manca proprio la riflessione, il meditare. Non abbiamo l'idea che dobbiamo andare, stiamo andando, c'è chi va in montagna per riposarsi, c'è chi va in montagna perché dice ho 20 giorni di ferie e li sfrutto al massimo per cercare di fare più cose possibili. Ma dobbiamo vedere invece il nostro... Forse il nostro concetto di vivere che dobbiamo rivedere, perché portiamo in montagna quello che noi facciamo in città e le due cose credo che non possono viaggiare parallelamente, è impossibile, la montagna è un ambiente e la città è un altro ambiente. Ringraziamo Salvo Gianì di questa chiacchierata e lo attendiamo per altri incontri, magari in compagnia di qualche grande personaggio che ha fatto la storia dell'alpinismo, per chiacchierare insieme. Grazie all'opportunità che mi avete dato e le domande, devo dire, intelligenti che mi avete fatto, perché oggi non è semplice, è più facile rispondere a una domanda intelligente che a una domanda stupida, forse. Grazie. Raccogliamo anche noi questo invito ad approcciarci alla montagna senza frenesia e ringraziamo Salvo per questa chiacchierata che sicuramente ci ha arricchiti. Grazie.